Cari telespettatori, benvenuti. Per lo speciale di oggi ci troviamo al Pino Bar di Fano, titolo dell'evento per Fano con Francesco Acquaroli. Il governatore delle Marche, infatti, insieme al sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, onorevole Lucia Albano, e insieme ai massimi esponenti regionali di Fratelli d'Italia, saranno presenti per sostenere il candidato sindaco di centrodestra, Luca Serfilippi. Credo che il lavoro che sia stato fatto sia assolutamente importante. Come è nostra abitudine, Fratelli d'Italia fa una campagna non contro qualcuno, ma fa una campagna con le proprie proposte, con correttezza e con la serietà, che vuol dire parlare con i cittadini, raccontare, ascoltare le problematiche e proporre le nostre soluzioni. Perché... Senatrice, un periodo difficile per la politica, tanti cittadini se ne sono allontanati, come poter fare per riavvicinarli? Ma secondo me è importante dare il buon esempio. Ormai i cittadini contano poco le parole, ma guardano i fatti, e quindi essere concreti e soprattutto fare ciò che si dice. Questo credo che sia lo strumento perché i cittadini ci valutino e possano poi recuperare quella fiducia che è stata persa. Tra i temi salienti della politica, la sicurezza, un tema importante che va affrontato. In che modo avete intenzione di farlo? Ma il governo guidato da Giorgia Meloni ha già iniziato su questo tema, innanzitutto tornando ad investire nelle forze dell'ordine, quindi con un pacchetto anche di assunzioni dopo troppi anni in cui il comparto è stato depauperato della risorsa prima, e soprattutto ribadendo il rispetto, la fiducia e il supporto nei confronti di chi ci difende e di chi a volte ha rischiato e ha perso la vita per difendere gli altri. Quindi vicinanza alle forze dell'ordine, e la parola d'ordine è rispetto e supporto nei loro confronti. Oggi siete qui a questa iniziativa per sostenere Luca Serfilippi, candidato sindaco di centrodestra. Quali sono i suoi pensieri? Ma Luca, con Luca abbiamo fatto anche un percorso insieme in consiglio regionale, è una persona capace, motivata e molto concreta. Credo che il centrodestra unito sarà sicuramente in grado di portarlo alla conquista e a governare questa città che ha bisogno di essere fortemente rilanciata. Fano ha rinunciato anche al suo ruolo di capofila dell'intero territorio delle due valli, del Metauro e del Cesano, solamente perché il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, con il suo diktat ha voluto essere l'unico esponente del Partito Democratico nella provincia di Pesaro Urbino a poter avere un ruolo politico e amministrativo. Ciò ha danneggiato non solamente la città di Fano, ma ha danneggiato l'intero territorio della Valle del Cesano e della Valle del Metauro. Con Luca Serfilippi, sindaco di Fano, con una coalizione di centrodestra, con Fratelli d'Italia, Fano deve tornare a svolgere questo ruolo di capofila del territorio che sta a valle di questa città. Onorevole, che cosa è stato fatto fino ad oggi da Fratelli d'Italia e quali sono i prossimi progetti? Intanto buonasera, mi fa molto piacere essere oggi qui a Fano. Si è costruita in questi anni una comunità politica che è anche, insomma, una comunità di persone che condividono una serie di valori, e questo è stato portato a Fano. Io ringrazio il segretario comunale Loretta Mannocchi, che è anche candidata, per il lavoro che ha svolto in questi anni. E credo che questo si sia anche visto a livello, insomma, di attività e di azioni di governo. C'è stato un'attenzione particolare alla città di Fano, è una città che, insomma, se non vado errata, è una delle più grandi città delle Marche, è una città di mare, è una città che deve guardare anche al mare come caratteristica e come grande risorsa in quanto economia blu. È una città sulla quale si può contare per un patrimonio anche culturale importante. Mi viene da pensare al lavoro che è stato fatto grazie a una filiera istituzionale legata al territorio, attraverso la possibilità, insomma, di ridare la caserma Paolini alla cittadinanza e alla città. La direzione nella quale vogliamo andare è proprio quella di ridare alla città la possibilità di utilizzare i propri spazi e i propri immobili. Io ho una delega alla valorizzazione del patrimonio immobiliare
immobiliare pubblico, una delega all'Agenzia del Demanio, e quindi su questo uno degli elementi su cui territorialmente stiamo lavorando. E quali sono, appunto, a proposito, i nuovi progetti? Ma i nuovi progetti saranno da proporre da parte del nuovo sindaco. Sono certa che sarà Luca Serfilippi. Il lavoro che si sta facendo nella coalizione è un lavoro importantissimo, è un lavoro che la città sta sentendo, e mi sembra che ci sia un'importante attenzione e anche un'importante posizione. Certamente è una città che va rilanciata, è una città che ha bisogno di progetti anche di tipo sportivo, perché no? Questo tipo di attività può essere certamente. Ecco, quello che vorrei far passare come messaggio, credo che sia importante, è che la possibilità di lavorare a livello di regione e a livello di governo nazionale, sostenuti anche da un governo del comune, un'amministrazione comunale in linea con le idee, con gli obiettivi, ecco, può aiutare a sviluppare una città che ha certamente la possibilità di crescere sempre di più. Qualcuno parla della ferrovia adriatica. Vi volevano fare un bypass che non ci avrebbe dato nemmeno una stazione ad alta velocità per farci passare treni merce, uno ogni 8 minuti, e vi avevano messo i piloni nei giardini delle vostre abitazioni, nei vostri quartieri. I punti salienti sono tanti in questo momento della politica, anche alle europee: ambiente in primis, sanità, sicurezza e via dicendo. Quali sono gli obiettivi in caso di vittoria? Il primo è riportare la politica nell'Unione Europea. L'Unione Europea nasce come un'istituzione economica, negli anni si chiama CE, Comunità Economica Carbone e Acciaio, poi MEC, Mercato Comune Europeo, poi CE, Comunità Economica Europea. Noi vogliamo portare la politica, perché la grande mancanza che c'è stata quando è nata l'Unione Europea è quella che rimaneva al centro degli interessi dell'istituzione comunitaria l'economia. E chi è che comanda in economia? La finanza, le banche, la grande distribuzione e le lobby. Quindi noi dobbiamo invece togliere il potere e restituirlo ai cittadini, restituirlo per un'Europa dei popoli. Un'Europa poi che sia meno settentrionale. In questi decenni, soprattutto gli ultimi decenni, non all'inizio per la verità, non dopo il Trattato di Roma del 1957 non era così, ma poi successivamente è stato il Nord Europa, in particolare la Germania, l'Olanda, la Gran Bretagna finché c'è stata, la Francia, che hanno gestito l'Europa molto sulla pelle dei popoli del Mediterraneo. Se noi pensiamo alla Grecia, al fallimento dell'economia greca, hanno fatto fallire la banca di Stato in Grecia, hanno creato delle condizioni in cui addirittura la gente ritirava i soldi dalle banche per paura di non avere più niente, non c'erano più i farmaci gratis, e anche l'Italia ha pagato un prezzo forte, soprattutto per le politiche che più risentono dei regolamenti delle direttive europee. Cito in particolare l'agricoltura, la pesca, l'ambiente, la piccola e media impresa. Ecco, noi vogliamo per esempio mettere un freno alla politica dei tassi di interesse. La Banca Centrale Europea è portata a rialzare, a tenere d'occhio soprattutto gli interessi delle grandi concentrazioni economiche. Noi riteniamo invece che invece dell'austerity ci deve essere un'Europa che guarda allo sviluppo, all'occupazione e al benessere dei cittadini. Quindi meno austeri e più sviluppo e il credito, perché come crescono le aziende? Crescono con il credito, con i capitali per gli investimenti, per il personale, cioè. In questa direzione noi vogliamo ricostruire l'Europa, un'Europa mediterranea, perché il futuro dell'Europa, purtroppo ci troviamo in questa contingenza della guerra ucraino-russa, che è una guerra sostanzialmente sulla pelle dell'Europa. Bene, noi vogliamo un'Europa più mediterranea, in cui guardiamo al continente che è più ricco del mondo. Il continente più ricco è l'Africa, i metalli rari, le terre rare, un'agricoltura che, se fossero in grado di gestirla con ovviamente l'irrigazione, come stanno facendo in Israele, come stanno facendo in alcune aree del Marocco, come fanno, ormai lo sta facendo l'Arabia Saudita, sarebbe un continente ricchissimo e non ci sarebbero milioni di persone che si spostano nel tempo dall'Africa verso di noi. Quindi in che modo seguire questi obiettivi? Innanzitutto con una forte leadership, quella di Giorgia Meloni. Cioè, l'Economist di questa settimana mette in copertina la foto di Giorgia e di altre due donne,
la francese Le Pen e l'attuale commissario europeo Ursula von der Leyen, che dice queste tre donne avranno un ruolo importantissimo nella prossima Europa. Poi ovviamente fa delle valutazioni, ma il mese precedente la rivista americana Forbes, che è la rivista che quota, no, le aziende, i rioni più ricchi del mondo, le società che guadagnano di più, eccetera, ha messo Giorgia Meloni come la quarta donna più potente del mondo, no, dell'Europa. E io credo che con una forte leadership italiana noi, l'Italia può cambiare l'Europa, queste istituzioni europee, così come sono la governance di queste istituzioni. Nessuna idea di uscire dall'Europa, gli europei siamo noi, non dobbiamo uscire dall'Europa, noi dobbiamo conquistare il governo d'Europa. E poi con l'accordo, ormai in tutti i paesi europei c'è un cambio, se pensiamo che l'Olanda, che è stata governata fino all'anno scorso dal centro-sinistra, per la prima volta l'anno scorso è governata dalla destra. In Francia Macron non ha più la maggioranza e non si è dovuto dimettere perché la Francia è una repubblica presidenziale e non c'è bisogno di avere la maggioranza in Parlamento. Il presidente va in Parlamento, tant'è vero che le sue leggi le fa alternativamente, quelle più sociali come la sinistra, quelle più di giustizia, ordine pubblico, problemi interni con la destra. Però è un dato che, a parte che al secondo mandato non è rieleggibile, però in Francia ormai la destra è avanti in tutti i sondaggi, come in Italia. Noi perderemo più della metà dei parlamentari europei, come Fratelli d'Italia, come partiti alleati, su 76 sicuramente oltre 40. La stessa cosa sarà in Francia, ne hanno un po' di più addirittura dell'Italia dei parlamentari, mi sembra un'ottantina. Il centrodestra sarà fortissimo, ci sono i gollisti, i liberali di centro. E la stessa cosa sta succedendo in Spagna, quindi ci sarà un forte evento di centrodestra, di cambiamento, ci sarà un accordo tra popolari e diciamo destra più moderata, perché i popolari pongono delle condizioni, però abbastanza allargata, probabilmente ci saranno i liberali ed altri forse. Oggi l'Europa è governata dai socialisti, dai verdi e dai popolari, però con l'anima più di sinistra. Secondo me la svolta porterà a un'altra Europa, quindi un'Europa secondo me più vicina ai cittadini e secondo me è un'Europa che abbia anche più autonomia nel contesto mondiale, che possa essere un interlocutore in politica estera, in politica della difesa. La sfida che tocca Fano è una sfida importante e viene ricompresa in una sfida più ampia. Vedete, noi 3 anni e mezzo abbiamo cercato di lavorare pesantemente in maniera instancabile, nonostante intorno a noi le condizioni non fossero proprio semplici. Prima la pandemia, con tutti i risvolti della gestione dell'emergenza, poi la pandemia con i risvolti delle problematiche economiche, poi la pandemia con l'eredità sanitaria che ha lasciato la pandemia, e poi le guerre, l'inflazione, le materie prime, il super bonus, tutta una serie di problematiche che in 3 anni e mezzo non erano sinceramente prevedibili. Affrontiamo subito un tema importante, la sanità. Che cosa succederà all'ospedale di Fano in caso di vittoria della destra? All'ospedale di Fano, a prescindere dalla vittoria, dove noi siamo molto fiduciosi, succederà che ci sono degli investimenti molto importanti. L'hospice pediatrico, la palazzina delle emergenze, investimenti milionari che daranno una risposta a questa città attesi da tantissimi anni. Ma soprattutto ci sarà una riforma che sta prendendo corpo definitivamente, perché con l'approvazione degli atti aziendali si saranno tutti gli strumenti per poter operare in maniera diciamo definitiva, e che consentirà un'incrementazione dei servizi per il territorio, cercando di andare a colmare quel gap che si è venuto a creare negli anni a causa di tanti fattori. Oggi abbiamo registrato anche un dato importante, il decreto approvato dal governo nazionale, che va proprio nella stessa direzione che noi auspicavamo, che è in linea con la riforma fatta dalla Regione Marche, cioè una sanità che si ricostruisce sui territori, che cerca di decongestionare le strutture ospedaliere e cerca di dare quelle risposte ai cittadini in termini di prevenzione, in termini di cura territoriale, assistenza domiciliare, e che cerca di interpretare quelle esigenze che per troppi anni sono state abbandonate e che non trovavano risposta. È una riforma molto ambiziosa, ma questa riforma, con i tempi giusti e con il personale a disposizione, sarà una vera e propria rivoluzione. Quali sono invece gli obiettivi per la ferrovia della costa adriatica?
Beh, questo è un altro argomento molto importante. Noi riteniamo che la nostra regione debba avere l'alta velocità. Il bypass è un spostamento della linea esistente, non garantisce maggiore velocità, non garantisce maggiori potenzialità, ma soprattutto ci fa restare con una tecnologia superata. L'Italia, l'Europa va verso l'alta velocità e noi dobbiamo aggrapparci a questa tecnologia per portare fuori dal Medioevo la nostra regione. Oggi siete qui per sostenere il candidato sindaco Luca Sarfilippi. Che cosa vi aspettate da queste amministrative? Noi ci aspettiamo che il buon governo e tutte le riforme e tutto quello che è stato l'attenzione che noi abbiamo dedicato a questi territori oggi venga riconosciuta e soprattutto venga colta l'occasione di una candidatura molto capace, di una figura giovane ma già con una forte esperienza che sa interpretare le esigenze del territorio e sa costruire, realizzare e aggregare intorno a una visione che esalta le nostre identità, esalta le nostre potenzialità e le mette in rete per far sì che Fano e tutta la nostra regione possano tornare ad essere competitivi superando questa brutta pagina di regione in transizione. Fano è una città importante non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. Assolutamente sì, per questo abbiamo dato tra le nostre priorità addirittura la realizzazione della Galleria della Quinza, che era l'elemento ostativo per la Fano Grosseto. Noi vogliamo che Fano sia il punto di caduta tra la superstrada dei due mari, quella superstrada che consentirà di collegarsi al Tirreno e l'Adriatico e farà di tutti questi territori, territori che torneranno a risplendere e potranno raccogliere tante altre opportunità. Già è successo nella nostra regione con la Quadrilatero, noi vogliamo replicare questo modello anche nel nord della nostra regione con la Fano Grosseto. La Galleria della Quinza oggi è cantiere, dopo un anno e mezzo dal governo Meloni abbiamo registrato già i primi grandi successi. Andiamo su questa strada con amministrazioni che sappiano sopportare realmente queste iniziative, questa rivoluzione che sta accadendo nella nostra regione, una rivoluzione che va colta fino in fondo. Lo dico perché bisogna anche rendersi conto quello che sta accadendo con la concessione di capoluogo a Urbino. Abbiamo assistito per anni a un depauperamento del nostro territorio, addirittura abbiamo assistito a 9 comuni che hanno deciso di lasciare le Marche in Montefeltro per andare in Emilia Romagna. Lo dico contro nessuno, ma oggi c'è un'area totalmente diversa. Si è riaperta la struttura sanitaria di Sasso Corvaro, si è cantierata la Galleria della Quinza, si sta progettando la seconda canna, si è data una risposta importante a tutte le strutture sanitarie del dentro terra e della costa e soprattutto si sta realizzando il sogno della Fano Grosseto. Tutto questo in 3 anni e mezzo di governo della Regione Marche, tra cui 2 in pandemia e 1 anno e mezzo di governo nazionale. Vedo che dopo tantissimi anni dove tutto restava com'era, in 3 anni e mezzo di governo regionale si sta veramente mettendo le basi per un grande cambiamento. Una storia nuova, dicevamo. Il fatto che le persone abbiano perso la voglia di andare a votare è veramente una delle cose più brutte che ci possa capitare. Quindi è questo il lavoro che dobbiamo fare in questi 4-5 giorni che ci rimangono, andare a convincere quelle persone che comunque sono indecise oppure sono state comunque sia un po'... hanno perso quella voglia di cambiamento perché tanto pensano non cambia nulla e invece non è vero, perché il voto è fondamentale, è un nostro diritto e soprattutto un nostro dovere, non dobbiamo togliercelo. È appena concluso l'incontro, da Alpino Bar di Fano è tutto. Auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata e arrivederci a presto.